Salve a tutti! Oggi sono qua per mostrarvi come si programma la TD3. Allora, pronti via, clear path, in pitch mode, GGGGGGG, function 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, time mode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora pitch mode, accento, accento slide, accento, accento, ed è, boom, pitch mode, fatto, finito, a posto. Alla prossima ragazzi, arrivederci e grazie. 92 minuti di applausi! E dai, il mio momento cazzata lo dovevo fare. È un po' che non ci vediamo e insomma, sono anche parecchio contento, ragazzi, perché ho raggiunto. Aspetta, che levo. C'ho lo sgabello del pianoforte con questi tre coglioni. Ho raggiunto i 500 iscritti, raga, sul canale. E sono contentissimo, sono contentissimo. So che per gli standard di YouTube è quello che fa un ragazzino di 13 anni aprendo un canale di Fortnite in un giorno, ok? Va bene, però io, cioè, sono contento. Sono contento soprattutto perché cioè, non penso che siamo poi così tanti Assassin's Geek, no? Quindi geek, quindi sono contento. E dai, basta, bando alle chiacchiere, i miei video io non chiacchiero all'inizio, chiacchierò alla fine, quindi risolviamo le chiacchiere per dopo. Quindi vi farò vedere in questo video come la programmiamo, vi farò vedere anche la modalità Wright. Poi vabbè, faremo anche un discorso, mentre sentiremo come suona e tutto quanto. Non starò a fare paragoni, non sarò 80-50 alla, ragazzi, insomma, dai, via, pronti via. Ok, ricapitoliamoci un attimo. Andremo a fare due pattern e poi andremo a inserire la modalità track. Però prima ancora, giusto per spezzare le corna a tutta la gente che mi scriverà: mi sembra che era fuori intonazione! Raga, andiamo a vedere. Questo vedete, chromatic tuner, vedete? Questo là. Un do direi che c'è, possiamo proseguire. Insomma, dicevamo, per programmarla cosa si fa? Si entra in modalità Wright, quindi selettore qua, modalità Wright per il pattern. Ok, cominciamo dai pattern. Abbiamo a disposizione quattro banche di selezione di pattern, ognuna composta da 16 pattern più altri 16, quindi 32 per 4. Ok, bene. Andiamo a selezionare la prima banca, prima traccia, primo pattern. Andiamo a cancellarlo completamente. Andiamo, quindi, si tiene schiacciato clear e si seleziona il pattern che si vuole cancellare. Possiamo cancellare tutti quelli che vogliamo, quindi cancelliamo il primo, il secondo e pure il terzo. Faccia l'anima loro. Ok, torniamo al primo pattern. Ora, se schiacciamo play, non si sentirà niente, giustamente. Andiamo a inserire il numero di step. Andiamo ad inserirne 8 per questo pattern. Potremmo metterne un massimo di 16. Quindi si tiene schiacciato function e si preme 8 volte il pulsante step. Non abbiamo indicatori visivi per dirci quanti ne abbiamo premuti. Dobbiamo saperlo noi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buon. Per verificare che abbiamo inserito effettivamente 8, entriamo in time mode. Qua si inseriscono proprio il tempo in cui vengono suonati gli step, quindi step suonato, step legato, che è diverso dallo slide, e step muto. Quindi andremo a inserirgli 8 step che suonano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come vedete, una volta che è arrivata alla fine degli step che abbiamo inserito, esce dalla modalità time mode, confermandoci che abbiamo inserito effettivamente 8 step. Perfetto, ora andiamo a inserire le note, le trasposizioni. Questa ha 5 ottave a disposizione, le prime 3 le puoi raggiungere col comando tuning. E ha un'altra aggiuntiva, si raggiunge schiacciando up oppure down. Quindi andiamo a inserire 8 sol secchi. Andiamo a fare sol, sol, sol in su, sol, 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 sol in giù e sol ancora. Perfetto. Ora andiamo a sentire cosa abbiamo fatto. Andiamo ad inserire un accento sul primo step, giusto per sentire come si comporta. Quindi pitch mode ancora, si seleziona, qua si fanno avanti degli step che abbiamo suonato. Vedete? Quindi pitch mode, accento sul primo. Ok,
Perfetto, ora andiamo ad inserire uno slide sul nono step, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sul settimo, scusatemi. Perfetto. Ora andiamo a scrivere il secondo pattern. Come facciamo? Copiando il primo. Come si fa a copiare il pattern? Si è schiacciato function, qua vedete c'è scritto copy, schiaccia copy, si seleziona il pattern di destinazione e si schiaccia paste. Ok, perfetto. Ora andremo a togliere lo slide dal settimo, quindi pitch mode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vedete che è lo stesso pattern, e andremo a mettergli il legato, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vediamo la differenza. Ok, una nota. Ora che sono, che ho schiacciato play, non posso rientrare né in pitch mode né in time mode, né viceversa. Non posso, una volta che sono in pitch mode, schiacciare play e sentire quello che sta succedendo. Una cosa che in teoria si potrebbe, dovrebbe poter fare, perché a quanto mi risulta sulla 303 originale si poteva fare. Ora, premetto, io non ho mai avuto una 303 TB Roland, quindi se fate attenzione potete sentire chiaramente il rumore di milioni di click di gente che leva le iscrizioni dal mio canale. Voi direte erano solo 500, quindi che ha milioni di click, senti. Però è così il discorso, una 303 originale io non l'ho mai avuta, però ho guardato video su video su video su video e ho sempre visto fare questa cosa, ovvero schiacciare play e decidere di accorciare la lunghezza del pattern, gli step, dandogli comando step mentre il pattern va. Ora, se provo a farlo sulla TD3, succede questo. Schiaccio function, schiaccio step, succede niente. Provo a schiacciare ancora, non succede ancora niente. Provo a lasciare step. Bam! La sequenza è andata. E devo per forza schiacciare stop, rientrare dentro al model time, è un'altra roba abbastanza strana. Vedete, ora mi prenderei due step e basta, 1, 2. Secondo me è un bug. Com'è che era? 1, 2, 3, 4... Ah, scusatemi. Function, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qua. 1, 2, 3, 4, qualche pattern era il secondo, giusto, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi è rifatto proprio come era prima. Insomma, avete visto che ha questo difettuccio che, ripeto, secondo me è un bug. Tanto con chi diavolo sto parlando che non ho più scritti adesso. Ora che abbiamo copiato il nostro pattern, facciamo ancora per sicurezza, quindi function e copy, vi faccio vedere prima di tutto la modalità di scrittura alternativa, quella più o meno time mode, online, on the fly, wanagana, on the night, non lo so che diavolo di modalità è. Comunque, si schiaccia play, si schiaccia clear, si attiva il metronomo. Voi direte, metti le note, metti le cose. No, l'unica roba che puoi schiacciare è schiacciare next a tempo, tipo. Vedete, prende più o meno. Prende quello che gli vado a inserire così. Quindi ora che per fortuna avevo copiato il pattern, lo rincollo,
Funziona anche così, penso che va. Vedete, base. Torna esattamente come prima. E ora vi faccio vedere la modalità random. Premendo questi due tasti si randomizza completamente la sequenza. Ma come sentite, la sminchia totalmente. Per questo noi abbiamo il nostro famosissimo paste, che ci riporta alla sequenza iniziale. Ok, perfetto. Ora andiamo un pochino a suonare questi due pattern. Quindi modalità play, TD, schiaccia play. Che cosa si può fare? Si può cambiare. Si può sequenziare insieme. Anche più pattern. E terza la vuoto, vi ricordate? Oppure si può anche fare delle trasposizioni dal vivo. Si è schiacciato pitch. Carino, no? Bene, ora queste trasposizioni ce le porteremo dietro alla modalità Wright. In che senso? In che senso? Allora, come funziona la modalità Wright? Prima di tutto, la rotella è relativa anche alle song, ma abbiamo 7 song disponibili qua, non 4 gruppi di pattern. Il discorso è che noi possiamo programmare nelle prime due song i pattern relativi al primo gruppo, i primi 32 pattern. Nel secondo gruppo di song i pattern relativi al secondo gruppo. Funziona così. Quindi, primo gruppo, primo pattern. Come funziona la modalità song? Prima di tutto bisogna selezionare una delle 7 tracce a disposizione. Se noi però noi vogliamo lavorare sul primo gruppo di pattern, dobbiamo selezionare una delle prime due. Selezioniamo la seconda perché vogliamo essere funky. Perfetto. Si manda indietro il selettore e la traccia. La prima cosa da fare assolutamente, quindi si schiaccia clear. Ora è ricominciata dall'inizio. Seconda cosa da fare è schiacciare play. Bisogna schiacciare play per forza. E inserire le posizioni col play inserito. Perfetto. Prima posizione ci segna il primo pattern. Noi potremmo mettergli dentro il terzo o il silenzio. Non mi sembra il caso. Potremmo cominciare dal secondo. Facciamo così. Seconda posizione. Per andare avanti di una posizione si schiaccia next. Perfetto. Siamo alla seconda posizione della traccia. Ci segnala che abbiamo inserito il primo pattern. Va bene, ci va bene, ok. Andiamo alla terza posizione. Terza posizione ci segnala ancora che abbiamo inserito il primo pattern. No, noi vogliamo inserire di nuovo il secondo e vogliamo anche dargli un'altra posizione, quello che vi dicevo prima. Quindi si stia schiacciando pitch mode. Andiamo avanti nella posizione. Torna al primo pattern. Andiamo ancora al secondo. Andiamo di un'altra posizione. Perfetto. Ora, per fargli capire alla macchinetta che abbiamo finito di scrivere, diciamo così, scriviamo 4 posizioni e basta. Anzi, scriviamo la quinta un silenzio. Il terzo pattern. Per fargli capire che abbiamo finito, come si fa? Bisogna schiacciare prima di tutto clear. Fagli capire che questo era l'ultimo pattern. Poi si schiaccia right next e andrà avanti. Chi se ne importa. Schiaccia stop. Perfetto. Ora noi abbiamo scritto questa traccia nella seconda posizione della nostra memoria song. Andiamola a sentire. Schiaccia clear, un'altra volta, si torna all'inizio. Ecco qua, questo era tutto per la track mode. Beh, rendiamolo utilizzabile per dopo. Andiamo a levare l'ultimo pattern vuoto. Quindi si torna in modalità Wright. Si schiaccia clear di nuovo. Schiaccia play. Modifichiamolo un po', facciamo così. Allora, clear. Play. Secondo. Terzo. Quarto. Ora clear. Right. E stop. Perfetto. Andiamo a risentirla.
lì, eh. Perfetto, ora andiamo a parlare un po' di come suona, di come è costruito. Andiamo a fare due chiacchierine, perché in realtà come suona, cioè, sono talmente tanti di quei video fuori che penso che sia abbastanza inutile parlare ultimamente. Le caratteristiche si sono capite. Questo filtro, il filtro apre di più rispetto a una TB303 masticata di 40 anni, ok? Si è capita questa cosa, è assunto che fa così, ma il discorso è che ci sono anche già dei video su YouTube in cui la gente l'ha già fatto. Questa macchinetta qua, che cioè, pesa meno di un Volca senza pile, pesa meno di questo, raga, pesa meno di questo. Questo c'è neanche sequenza, c'è niente, pesa il doppio di sto a fare. Stavano dicendo, il filtro. Puoi chiuderlo da dentro, puoi trimmarlo leggermente e renderlo un po' più chiuso nelle frequenze, perché comunque si apre di più, ma non chiude neanche altrettanto come una TB303 masticata di 40 anni. È vero, cioè, è vero. Io l'ho già detto che una 303 non ce l'ho, quindi non l'ho mai avuta, quindi no, non si sentono più rumori di click. Sono già andati tutti. Sono solo! E beh, insomma, che altro dire? Il resto sono i comandi di una TB303 classica, la resonance che si mangia i bassi come da. La tradizione 303. Mi sa che è la tradizione di qualcun altro. Vabbè. Il sviluppo del filtro, così il cane non abbaia, così abbaia, decadimento, accento, fatto accento, insomma, il corredo base per emulare la 303, ragazzi, c'è. Poi parliamo qua delle connessioni che ha questo ingresso filtro, che non è un ingresso control voltage per controllare il filtro, ma è un ingresso audio, in cui l'audio passa dentro il filtro. Ok, però per suonare ha bisogno anche di mandargli un gate dalla tastiera, per forza. E disattiva l'oscillatore interno, quindi lei non suona più e senti solo quello che entra. Poi ingresso sync, con uscita control voltage, uscita gate, uscita cuffie, ma sì, ma intanto che stai qua, cioè, siamo qua a 50 arcela per 150 euro di synth, se ne vale la pena, suona come uno da 7000 euro e voi mi state raccontando che c'avete anche robe da attaccargli dentro, modulari. Vabbè, e poi c'è questa sezione di distorsione che ora andiamo a sentire e che ho scoperto essere il boss di S1. Ehi, hey Soler, dimmi tutto. Che significa? E insomma, se Behringer per anni è stata chiamata Bossinger, c'è una ragione. Il discorso è che, cioè, piace, non piace. Io mi chiedo, può essere una discussione che può andare bene per un synth del genere? Vi faccio sentire perché e poi vi do le mie considerazioni. Allora, prima di tutto, andiamo ad attivarla. Ok, già il live. Vabbè. Distorsione. Tono. Ora, nei vecchi DS1 non lo usavi così, lo usavi tutta la distorsione, la mettevi qua, il tono lo mettevi a ore 9, scusatemi, al massimo, perché fischiava di brutto. Questa fischietta, ma non così tanto, ok? DS1 è un distorsore storico, un distorsore che ha fatto la storia del rock and roll, ha fatto la storia anche del grunge, perché veniva usato da Nirvana, è stato usato da Steve Vai, è stato il suono degli Iron Maiden, è stato anche il distorsore di Satriani, però Satriani appunto perché usciva così, aveva un taglio nelle medie fortissimo, infatti quello che si porta via in questo synth sono proprio le medie, lo sentite? Che andiamo a mettere il tono a chiuderlo. Andiamo a fargli rientrare un po' di bassi. Perché appunto
appunto vi dicevo, essendo equalizzato così, cosa fa? Si tira via i medi e enfatizza gli alti e bassi. Noi abbiamo un sintetizzatore che, cioè le TB suonano sulle medie. Quello che piace alla gente sentirlo nel mix è il suono medioso della TB. Cioè, se voi li vuoi vendercela veramente come un sintetizzatore di bassline, ah, guarda che hanno già sbagliato una volta a fare così, occhio. Che è mai un po' tardi in realtà. Ne ha già vendute troppe. Comunque, quello che dico io, tu hai un sintetizzatore che già avete sentito, la resonance si magna via i bassi. Completamente. Io gli vado a buttare dentro la distorsione che si magna via i medi. Che mi rimane? Una ranocchia, una ranocchia. Allora, a questo punto uno dice, cosa faccio? Gli metto un'altra distorsione in catena. Satriani faceva così, lui aveva sì il DS1, ma gli metteva in coda il TS9 della Ibanez, il verdone, che quello aveva le medie, più corpose, e faceva entrare uno dentro all'altro e così recuperava un po' il suono. Però non vi sto dicendo di andare a prendere il TS9 io, sinceramente, vi sto dicendo piuttosto di andare a prendere un ratto. Eccolo qua, questo è il Donner Dark Mouse, clone da 30 euro del Ratma, che fa il suo sporco lavoro egrezzamente. Non dirò mai che c'ha la rogna, perché mi fa schifo dire che il distorsore c'ha la rogna. La rogna c'ha la tua sorella, c'ha la cattiveria, c'ha il distorsore, c'ha la rogna, e malattie. Comunque, perché vi dico questo? Perché come ha fatto David Gilmour ai tempi, lui si è preso il Rat, perché il Rat quelle medie ce le ha. Ce l'ha già di suo, andiamolo a sentire. È tutto a metà, a parte il lead. Questo filtro è fatto al contrario, uno si è rat. Anche lui fischia grezzamente, decisamente più di questa. Mi apro il filtro. Sì, lo sentite anche voi. Però comunque, cioè, sentite che con una distorsione che ha più medie, più enfasi sulle medie, il suono è diverso. E per farvi capire ancora di più il discorso dell'enfatizzazione sulle basse, ora vi tirerò in mezzo la sorpresina qua, che sarà mai... Ta-da! Il plasma! Perché? Perché il plasma pedal ha anche un equalizzatore suo coatto che ci permette di mandare più enfasi sui bassi sugli alti. Una sua equalizzazione molto carina. Quindi ora, così sentiamo soltanto il suono che entra. Il pedale acceso. Questo controllo di blending ci permette di fargli inserire entrare il segnale distorto. Ok. Ora andiamo a attivare l'equalizzatore coatto. Sentite, no? Ok. Andiamo ad attivare la distorsione. Andiamo a ridare un po' di bassi. Andiamo a mettere il tono in mezzo, però. Segnale di sotto. Ricordate che abbiamo due distorsioni in catena, eh? Questo è solo il plasma. Io disattiverei l'equalizzazione coatta.
facendo così rimane solo sulla distorsione. Io non vi ho detto una cosa. Sono attaccati in serie. Adesso andiamo ad accendere anche il top. Pronti? Volete sentire esplodere tutto? Questo è un messaggio preregistrato. Nel caso in cui avessi attaccato tutte e tre le distorsioni e fosse esploso il pianeta, io non vi chiedo scusa perché mi sono divertito tantissimo. Quindi, se potessi farlo, lo rifarei ancora. Beh, parliamo un po', dai, del resto di questo trabiccolo. Dicevamo, è plastica, totalmente leggera. Io qua ovviamente ho incassato il cavo dell'audio dentro la telecamera perché mi sembra giusto fare questi mestieri così, no? Ma che bel riflesso. Dicevamo ancora, aspettaci mia io. E mollami. Sì, poi taglio. Stavano dicendo power on off, MIDI, in e out e USB che serve per farla comunicare via MIDI anche con le DAW e tutto quanto, ma serve per farla comunicare con la sua app Syntool, da cui tu puoi salvarti tutti i pattern che hai, caricarne altri, puoi direttamente programmarla. Adesso non so se vi faccio un montaggino con l'app, ma non c'ho voglia, tanto è stupidissima. Proprio è una roba, è anche abbastanza pressoché inutile. La cosa comoda in realtà è che puoi salvarti, una volta che hai finito di farti tutti i tuoi lavori, puoi salvarteli lì sopra e richiamarteli e anche editarli. Però il discorso è che serve per cambiare il canale MIDI. Ok, il canale MIDI lo cambiamo anche dalla macchina, quindi si schiaccia function channel, vedete, questi sono i canali in ingresso e questi sono i canali in uscita, o il contrario, non mi ricordo. Comunque il discorso è quello. Vogliamo cambiargli il clock MIDI? Si schiaccia la function, una volta si schiaccia questi due insieme, vedete, entra nella sezione del clock interno, MIDI, USB, trigger e le pulsazioni per quarto, 24, 48 pulsazioni, 2. Quindi in realtà serve relativamente a poco l'app. È bella, è carina, è carino che facciano un'app per un synth, comunque sia che è abbastanza semplice di per sé. Le mie considerazioni personali, mi sa che ve l'ho già detto, ma stiamo veramente a parlarne? Cioè, 150 euro ti porti a casa questo, e lo vedete, questo è un dichiaratissimo clone della TB303, che non suona con una TB303, non ha nemmeno un sequencer. Parliamone. Insomma, dicevamo, è versatile, è carina, costa poco e, come vi anticipavo all'inizio, ha già scritto la storia, perché voi mettetela come volete, ma io personalmente
una roba andare a Ruba come è andata la TD3, non l'ho mai visto in vita mia. Non sarà a far la menata alla Roland. Io penso che nei quartieri generali Roland sia un bagno di sangue per la gente che si farà Kiri in continuazione. Perché allora, la prima sfornata che hanno fatto hanno detto che erano 2000 unità. Poi c'è chi mi ha detto: Roby, guarda che sono tre colori, fai 2000 diviso 3, non ha senso, saranno 2000 per colore. Il discorso è che 2000 o 6000 che siano, non hanno neanche toccato gli scaffali. Cioè, Tom l'ha messo in vendita, dopo 3 ore erano sold out. Io questa qua è una della prima batch che l'ho presa, dopo 3 ore mi sono reso conto che era sold out perché l'ho messa nel carrello, sono tornato al carrello per prenderla dopo 3 ore perché ho detto nel mentre mi prendo un pedalino per non pagare la spedizione perché sono spilorcio così. Ed era andata fuori, sold out, dopo 3 ore. Alle 7 è uscita, alle 10 era sold out. Quindi vabbè, io poi sono riuscito a fare un po' la menata al mio socio di Toman, che è riuscito a farmene avere una che è saltata fuori. Probabilmente ho avuto la numero 2000 o la numero 6000, se sono 6000, ma comunque il discorso è quello. E la seconda ondata è andata via anche quella in 2 giorni. E adesso se tu la vuoi ordinare è disponibile da 3-4 settimane, tra un mese, la devono rifare, voglio. Quindi per me questo scrive la storia. Scrive la storia, appunto. Al di là, io l'ho già fatta in inglese questa lettera alla Roland, diciamo, e il discorso è che non ti hanno voluto sparare a morte perché sennò il titolo l'avrebbero già chiuso per i fatti loro, ma comunque che la lezione, cioè, la lezione è palese. La gente per 40 anni ha chiesto questa robina qua. La Behringer è arrivata a 150 euro. Il discorso è che io, la loro politica è: Uli un giorno si è comprato il Model D, almeno quanto so la cosa è partita così, no? Si è preso il Model D, il reissue, pagato cos'è, 3.500-5.000, non mi ricordo cosa costa. L'ha aperto, l'ha guardato e ha detto: vabbè, io questa roba qua io la ricostruisco con 200 euro. Facciamo che 200 euro la ricostruisco, 300 lo rivendo, prova a fare così. Quindi, cosa puoi spendere per fare una TD3? Se questa è la cosa del rincaro di 100 euro. Quindi per concludere, ve la consiglio? Cioè, non stiamo a raccontarcela, sì. Ma che vada, può essere usata per qualche altro utilizzo? Può essere usata per controllare il voltaggio dei modulari, così. Può essere usata, ecco la domanda che tutti quanti si chiedono, può essere usata al limite come un fermacarte? E ragazzi, la risposta è assolutamente no. Pesa 1,5 kg, non ferma niente sta cosa qua. Questa tu non la puoi usare come un fermacarte. Come poi fermacarte puoi usare benissimo e comodamente questa. Bene ragazzi, grazie, arrivederci e non riesco a dirla la frasina dati di che l'inverno dell'amore sia con voi, perché l'amore d'inverno, cioè, fa freddo. Piuttosto vi lascio con le solite raccomandazioni: iscrivetevi al canale, mettete like, condividete il video, ragazzi, commentate, ditemi cosa ne pensate di questo Gigino, cosa ne pensate dei miei video. E se volete supportare la causa, ragazzi, fatevi un giro al link Buy My Coffee che vi do giù nella descrizione. Buttate giù 3 euro, fatemi sapere che sostenete il canale. E un'altra raccomandazione che posso farvi, ragazzi, copritevi che fa freddo perché l'inverno dell'amore è vicino. Brrr.